Sì, ma la spiegazione forse l'ha data Cantimori stesso quando, anni e anni dopo, finita la sua militanza politica, ha riflettuto storicamente sul fenomeno del fascismo con la sua celebre immagine di la balena di Moby Dick che conteneva dentro di sé di tutto. E il filo conduttore che ha portato tanti in buona fede ad assumere una posizione molto schierata col fascismo di sinistra, cosiddetto, che si poneva come la rivoluzione italiana antiborghese, antiliberale e antibolscevica, a comprendere l'insostenibilità, nella prova di fuoco della guerra, di tale posizione e approdare con una coerenza che va rispettata ad una scelta anch'essa rivoluzionaria ma diversa. Questo fu il passaggio di tanti grandi e meno grandi personaggi. Dopodiché, ovviamente, le dure lezioni... Ci fu anche un'intelligente intuizione di Togliatti che accolse... Certo, ma noi parliamo con un moralismo erroneo, a mio modo di vedere, di qualcosa che è stato invece una vicenda di vita che, considerata nel momento in cui si svolgeva, è molto più comprensibile che non con le categorie manichee postume. È molto facile essere antifascisti retroattivi e il nostro paese ne ha avuti tantissimi, talvolta in generazioni che non potevano neanche capire di che cosa stessero parlando, mentre invece la vicenda vissuta direttamente va recuperata ed è la strada per orientarsi in quella storia complicata che è la storia d'Italia.